I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel, 'cause I can't concentrate. Sognare si può, è tornato Super Pippo a fra pochissimo dopo la sigla. I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see your pretty face, 'cause I can't concentrate anytime you're beside me. Yeah, it's what you do to me. I can barely breathe. It's what you do.
Cos'hai combinato? Tutti questi giorni ci hai abbandonato. Sono stato in giro un po', Pianezza, Collegno, Druento. Sei stato in giro. Saluta i nostri amici che ci ascoltano in diretta. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Senti la voce di Celentano. Uè. Allora. Si vede la testa lucida, eh? Arca paletta. Tira avanti il... Guardati un po'. No, ma tanto mi sto abituando. Ti stai abituando, guarda, sì, un saluto prima... a Doriano Missora, Michele, un saluto a Nicola, un altro a Manuel, già guarda quanta gente che ci sta salutando. Allora, Super Pippo. Attenzione. Facciamo venire il mal di mare a chi ci sta guardando. Cosa mi racconti? Ah, niente di particolare. Di particolare, cosa sì, sei andato in giro? Hai cambiato look? Ho sbagliato periodo, perché con sto freddo. Dai, avevo che non è tanto freddo. No, per la testa pelata sì. Ciao Lizia. Uno che non è abituato. Dai, che vai in giro col cappellino. Sì, però me lo dimentico. Però te lo dimentichi. Entro nei locali chiusi, metto il cappellino, esco e lo tolgo. Mannaggia la pupazza. Allora. Senti un po'. Sì, dica. Ma... allora, dopo tutto questo tempo che non ci siamo così visti, chi vogliamo salutare? Chi hai incontrato in questi giorni? Beh, ho incontrato tanta gente. E lo so che tu sei sempre in girula, che è sempre che fai chiacchiere a destra e sinistra. Sì, non so se ti capita, tante volte dici, ho parlato oggi con chi? E poi dici, ma chi era che ho parlato con? Non ti ricordi Neanche ti ricordi chi sono. No! Ti ricordi chi sono, però non ti ricordi se era ieri, l'altro ieri. E quando? Perdiamo anche fin la cognizione del tempo. Mi preoccupa questa cosa. Ti preoccupa questa cosa qui? Ma senti che voce che ha il nostro già, Super Pippo. Sono nato così, quindi il problema è... Se era una cosa nuova mi preoccupavo. È come i dolorini, no? Quando è un dolorino vecchio, chi se ne frega? Sì, lo conosco già. Oh, porca paletta, questo da dove è uscito? Una news! Una news! Poi per gli ipocondriaci come me siamo a posto. E allora come va in sto periodo? Come? Come va in sto periodo, questo coronavirus, uno ipocondriaco? Ma troppa gente ha parlato di questo argomento. Secondo me sì, c'è da fare attenzione, c'è da... preoccuparsi, però secondo me un po' di psicosi l'hanno messa in giro. Un pochino forse sì, mannaggia. Poi l'Italia, pensa a te. Io ho scoperto che l'Italia è il paese più visitato al mondo in tutti i sensi, ma non solo l'Italia, anche Codogno, paesi che... chi l'aveva mai sentito? Sembra che sono passati tutti da lì. Sì, infatti ci stanno girando questi post, no? Che dicono appunto, si domandano tutti la stessa cosa. Dici, ma com'è che erano tutti a Codogno? Sì, ma c'è una specie di godimento su certi stati. Adesso non voglio parlare di politica. No, infatti. Però la stanno attaccando più, come se fosse nato qui il virus, non in Cina. Guarda, sai com'è? Funziona così. Funziona così. Solo perché siamo piccoli e neri. Però non esprimo un giudizio, perché poi come fai a esprimere un giudizio su queste cose qua? Devi essere anche non dico un esperto, però sapere come funziona. E noi sappiamo quello che ci dicono. Una volta ci dicono A e la volta ci dicono B. E allora, esatto. Tanti dicono non preoccupate un'influenzina e tanti invece crepate, morite. Guarda, effettivamente ci vorrebbero le competenze giuste, oppure anche solo per poter scegliere che cosa... Ma si contraddicono anche i virologhi. Esatto, e allora... Ogni sera ne dicono chi drammatizza e chi sdrammatizza. La verità di solito sei in mezzo, ma adesso vediamo. Vediamo, però speriamo che passi... Problema, sì, speriamo. Io col solo. Mio lavoro sono abbastanza fermo. Sei abbastanza... ma diciamo che sì, ovviamente questo... questa situazione ha paralizzato secondo tanto me, ma il 90% è non lo so, non voglio dire una cosa che poi magari sbagli poi. È comunque aggiungere. Solo un'opinione eventualmente, sì, però sì. Il fatto sta che comunque il tuo lavoro ne sta risentendo, questo lo puoi dire, perché se è vero lo puoi dire. Sì. Noi serviamo tanto nel mio lavoro gli alberghi, i ristoranti, i posti di villeggiatura.
Sono tutti fermi, ci dicono, ne parliamo aprile, maggio. Parla un pochino più forte. Sì, ho capito, per forza rimandano perché devono capire che cosa succede, probabilmente anche loro. Sì, non lo sanno, non hanno... Guardi. Mi dai del lei? Oh, super picco, mi dà del lei. Stamattina, io ogni tanto quando è tardi, mezzogiorno, mezzogiorno e mezzo, vado a fare un hamburger, al Burger King. No, non era il caso di oggi, perché oggi sono stato con degli amici a cena. Sì, a cena. A pranzo, va bene. No, no, passo e chiudo. Ciao Giampiero. Sono andato in un negozio per prendere un pezzo per la cucina. E c'era il Burger King, che di solito fai la coda. Sai cosa vuol dire? Non c'era nessuno. Ma zero. Burger King è una grande catena, può sopportare magari... Ma tu pensi a un negozietto, una trattoria a conduzione familiare? E certo, diciamo che questa situazione sta fermando... Le bocciofile, proprio le bocciofila. A proposito di bocciofila, dimmi. Visto che io sono affezionato alle bocciofile. Sì. Volevo salutare degli amici che sono stato ieri e oggi a pranzo in questa bocciofila. In questa bocciofila si mangia bene, in questa bocciofila. Sì, si paga anche poco. E si paga poco. 10 euro. Quindi, insomma, mangiare bene, pagare poco. È abbondante, quindi niente diete, che sì. È importante. E ho fatto questo pranzo con degli amici. Ciao Antonello. Io non lo conosco, però lo saluto anch'io. Certo. Da parte anche di Ivano. Enzo. Saluto tutti. E chi ci sta guardando, noi salutiamo. E dicevamo che eri con questi amici nella bocciofila. Sì, dato che abbiamo pochi soldi, andiamo. No. Andiamo a mangiare bene, no, e no, a risparmiare mi piace qualche soldo. Proprio l'ambiente, certo. Che poi tu lo conosci. Sì, sì. Siamo andati a mangiare qualche volta con Riccardo. Sì, che salutiamo. Salutiamo Riccardo. Salutiamo lui è in Spagna, adesso se deve uscire gli fanno fare la quarantena. Che tra l'altro anch'io dovevo uscire, madonna, italiano proprio oggi. Non importa, dai. Dovevo andare all'estero, ma non vado, sai perché? Perché ho paura che alla frontiera mi fermano. E ti rispediscono indietro. O mi fanno fare la quarantena, tanto vale che non vado. Rimandi un pochino. Non vado. A tempi più calmi e più tranquilli. Sì, l'unica cosa positiva è che me la prendo come riposo. Dai. Mi faccio le mie cosette, mi guardo le mie carte... Per forza, bisogna cercare riutilizzare questo tempo, magari con un pensiero positivo, esatto. Parlami un po' più forte, Super Pippo, che sono sorda. Senti, ciao Francesco, dicevamo eri andato alla bocciofila con questi amici a mangiare. Sì. E chi sono questi amici? Voglio farmi un po' di fatti tuoi, così li salutiamo. Sì, li conosci, ne abbiamo già parlato tempo fa, sono Goffredo. Oh, Goffredo, ciao. Goffredo con la moglie. Con la moglie, Tiziana. Ciao Tiziana. È una coppia vulcanica. Vulcanica, sì. Ma loro cosa Molto simpatici. Cosa ci fanno in Italia? Ma loro sono venuti per... loro vivono a Tenerife. Sì. Adesso sono tornati in Italia per... non lo so adesso. Per i fatti loro, certo. Insomma, sono tornati un po' in Italia. Siccome siete amici, siete andati a mangiare un boccone scema. Sono tornati ieri, abbiamo mangiato ieri sempre alla bocciofila. Certo, sempre alla bocciofila. Oggi, domani cambiamo, alla bocciofila. Ah, ok. Ciao Lauretta. Domani alla bocciofila. Ok. E quindi, cosa gli vogliamo dire? Ma niente, che mi sto trovando bene con loro, perché poi sono persone che vedo ogni tanto adesso, perché vivendo all'estero. Certo. Però quando li vedi come se li avessi visto il giorno prima. Perché siete amici veramente, sì. veramente. Perché questa cosa qui, io li ho conosciuti vedersi... proprio quando ho iniziato proprio a fare il mestiere di commercialista. Adesso commercialista lo fanno, diciamo, meno, però lo fanno. In Italia hanno ancora lo studio. Però loro si occupano tanto di compravendita e affitto immobiliare a Tenerife. Ah, ho capito. E a seguire gli italiani che vanno lì ad aprire le ditte, loro sono inseriti bene a Tenerife, li inseriscono chi vuole aprire una ditta lì. E quindi seguono le varie attività e anche la compravendita degli immobili. Quindi, insomma, no, chi vuole andare a Tenerife
sì. E poi sono divertenti, ci divertiamo proprio. Vi siete divertiti. Poi c'era anche un altro amico, un amico in comune, che è un elettricista. Un elettricista, come si chiama? Lui prende la corrente e cambia sempre nome. Così lo salutiamo. Si chiama Maurizio. Ciao Maurizio. Maurizio, poi un nome importante, è il giornalista Rotolo. Oh wow. Infatti, no, è anche una brava persona. Proprio. Tra l'altro lui mi ha fatto tutti gli impianti a casa mia. No, la prima volta che li ha fatti ho acceso la luce e è saltato tutto. Ah, allora. No, è bravo, è bravo. Anche perché è un elettricista atipico. In che senso? Nel senso che lui fa l'impianto elettrico. Se poi magari mentre fa l'impianto, nel corso dei lavori, c'è da fare un lavoro di piccola muratura, di aggiustare una serranda, lui lo fa. Cioè, diciamo, è completo. Cioè, quindi non ti lascia a mezza via. Sì, non è che dice, no, guarda, qua ci vuole il serramentista, qua c'è... No, si mette lì, guarda, sai quando fissano il problema, no? Lo guarda, sembra che parla col problema, ah, ecco. Ah, e l'ha risolto. E poi piano piano lo risolve. Oh, bene o male. Bello quando è così. Una brava persona proprio. Che c'è qualcuno che guarda negli occhi il problema e lo risolve. Sì, sì. Non si... Infatti il suo motto dice sempre, ma tutto si può fare. Tutto sempre. Si può fare. Ottimo, sì. Ottimo messaggio positivo. Sì, sì. Assolutamente. Senti, ma ce l'hai la canottiera? Aspetta. Sai che non lo so. Sì, ce l'ho. No, siccome mi ricordo che tua mamma mia mamma. Se passi da tua mamma, sei passato. Sì. Se passi da tua mamma, se non c'è la canottiera, ti sgrida. Sì, allora, quando fa freddo. Super Pippo, ce l'hai la canottiera. E le mamme. La cosa più bella del mondo. Sì, la sì. Cosa. Poi mia mamma è anziana, cioè 80, lucida. Lucida? Sì, devi vedere proprio 89 anni. Come si chiama la tua mamma? Raffaella. Ciao Raffaella. Andiamo un bacione alla mamma di Super Pippo. È forte. Ascoltiamo un po' di musica e fra poco torniamo. Hey, I've been dreaming about you. Every night I see your clearest day. It's just something about the way you make me feel. Cause I can't concentrate anytime you're beside me, yeah. It's what you do to me, I can barely breathe. Hey, I've been thinking about you and all the words that I'm gonna say the next time that I see a pretty face. Cause I can't concentrate anytime you're beside me, yeah. It's what you do to me, I can barely breathe. It's what you do. Just quit by
Ed eccoci qua, siamo tornati. Sognare si può con Super Pippo, che è tornato a trovarmi dopo un bel po' di tempo, come dicevamo, perché è stato in giro, impegnato, è andato a mangiare alla bocciofila con gli amici, eh? In giro a destra e a sinistra. Eh sì. Ah, mi ha rimproverato Ivana che parlo troppo piano. Sì, devi parlare un pochino più forte, perché se no non ti si sente tanto bene. Forse è la colpa della cuffia. È colpa della cuffia. E parlo lo stesso piano. Allora, oggi è così. Oggi abbiamo il oggi tono abbiamo, basso. Abbiamo il tono basso. Abbiamo, ho il tono basso. Sì, era pura maestatis. No, perché dopo si sente troppo la differenza. Sì, che sì, io sì, ho questa sì, voce squillantissima. Forse dovrei parlare più piano. No, perché non mi rendo conto che sto parlando via etere. Sì. Via etere, sì. Mi sembra di parlare con te, parlo piano. Invece, invece sto parlando con più persone. Eh sì, stiamo parlando con più persone. Dicevamo che è venuto a trovarci, a trovarti il tuo amico da Tenerife, i tuoi amici da Tenerife. Sì, 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 mi sono divertito, sì. Vi siete magnati. Abbiamo mangiato pasta con le lenticchie. Ma pensa a te, soldi. Oh, buono, anche domani allora prima. No, sai che a Capodanno si mangia le lenticchie perché dice che portano soldi. Adesso quasi quasi devo pensare a farmene un bel piattone pure io. Ma è buono, era buonissimo. Che poi nelle bocciofile, come sai, fanno tre piatti. Però sono tre piatti che sono del giorno, quindi sono belli freschi. E poi fa ottimo e abbondante. Ottimo e abbondante. Che quindi così... Un omelette con 12 uova ci saranno. Non sono riuscito a finirla. Addirittura? Sì, proprio... Buono. E i cavoletti. E i cavoletti di Bruxelles? No, erano quelli di... Erano di qua. Erano da queste parti. Erano di zona. Erano cavoletti di zona, capito, capito. Erano cavoletti miei. Oh, vabbè, allora. Sì, no, ma semplice. Sai, quando vai a mangiare così, che non è programmato, che vedi ti amici... Ti viene in mente... Sì, dici, no, vedi amici che è molto... Che li hai sentiti, perché per telefono ti senti. Però li vedi così, è tutto semplice, tutto sì, liscio, naturale, senza... Non so come dire. È bello quando è così che c'è... È rilassante. Sì, è bello quando è così poi che un sacco di battute sul coronavirus. Purtroppo, sì, è l'argomento del momento. Quello. Perché loro sono stati a... Hanno fatto scalo a Valencia. Combinazione, la città spagnola più... con coronavirus, con più problemi di questo... Di questo virus, certo. E Valencia. Ecco. E ho detto, scusa, ma noi quattolino ci stiamo salvando. Cioè, allora... E adesso loro sono preoccupati. Ma noi dobbiamo partire da Milano. Da Milano mi sa che non partite. E adesso dovranno organizzarsi per tornare. Li fanno fare la quarantena. Sì. Qualche cosa faranno. Sì. E dovranno anche loro affrontare questa situazione. Sì, insomma. Sì, ma io penso che... Ma non... Sì, speriamo che si risolva presto, sì, dai. Sì, pensiamo me, sì, positivo, sì. Pensiamo sì, assolutamente sì, positivo. E quindi, di come dicevamo, la cosa bella è quando tu vedi degli amici che non vedi da tanto e ti senti amico come se non fosse passato neanche un giorno. Sì, sì. Questo, secondo me, è indice di vera amicizia. Perché ricominci esattamente da dove ti sei lasciato, sì, come sì, se non fosse passato tanto tempo. No, è uguale, proprio... Sì, anche dire ci sentiamo via Messenger o... Certo. Sì, ma sempre per dire scemenze, non è che... Vabbè, ma ci vuole anche... Lui mi chiama sempre, Doc Pippo. Cioè, mi manda proprio un messaggio così. E io, dottore. Proprio... Proprio cazzeggiare proprio. Così. Vabbè, perché... Però nel frattempo sono in gamba, lavorano bene. Vabbè, ma si può anche essere bravi professionisti, sì, sì, e seri, attenti per quel che riguarda il lavoro. Sono dell'idea che per fare regalare tanto sorrisi. Per fare tanto gli spiritosi bisogna essere tanto seri. Sì, assolutamente. Se no vuol dire che non sei imbecille, sei spiritoso perché cioè, non le pensi. Invece se invece le pensi vuol dire che devi avere un po' di acume. Po' di acume. Senta, Celentano, come dica, sta? Beh, io adesso andrò di là e farò delle canzoni nuove. Poi vengo qui e vi canterò di nuovo quelle vecchie.
Posso, potrò avere l'onore di sentire cantare dal vivo? A voglia. Come no? Adesso arriva lo strumento, anzi gli strumenti. Arrivano gli strumenti? Sì, sì, sì. Li stiamo aspettando. Il triangolino, il bongo. Beh sì, mi piacerebbe sentirti cantare una volta dal vivo. Te, Super Pippo. Ti devo portare il burro cacao, perché poi ridi, ti spezzano le labbra, almeno ti metti il burro cacao, non si screpolano. Addirittura. No, sono stonatissimo, però per fare il cretino, insomma, può essere, posso farlo. Puoi no, anche farlo. No, seriamente no. No, vabbè, seriamente. Seriamente sarei ridicolo. Però per fare lo stupidino, insomma, mi diverto. Bene, bene, bene. Senti. Dica. Fra quanto tornerai a trovarmi di nuovo? Mica farai passare di nuovo tutto sto tempo? No, adesso per un po' sto qua a Torino. Adesso allora per un po' abbiamo... Ma sono costretto, dove vado? Non puoi muoverti e quindi... A Milano... Non puoi andare. Non si può andare. In Liguria... Non ci si puoi posso andare. Andare. In Val d'Aosta non conosco nessuno. In Svizzera niente salone. Sai che hanno annullato il salone? Sì, hanno annullato anche il salone. In Francia ultimamente mi stanno sul... perché sono un po' cattivelli nei nostri confronti. Sì, sì, sì. Ce l'hanno tutti con noi. In Croazia, che lì mi andavo a rilassare sul mare, però hanno detto che gli italiani che vanno lì li fanno fare la quarantena, non ci vado, me la faccio qua la quarantena. Certo, sì. Mi faccio anche la cinquantena. La cinquantena, certo. E allora per dirti... E allora per dirmi rimani qua. Sì, e quindi sì, faremo sì. Qualche altro saluto da Super Pippo a tutto il mondo. Sì, sì, vengo col cappellino così mi scaldo la testa. Va bene. Alzo la voce. Alzo la voce. Ragazzi, guarda che mi ha rimproverato quando ha detto che dai, parlo troppo piano. Mi ha fatto sentire uno scolaretto. Mi fai sentire cattiva così. No, severa. Severa? È diverso. No, voglio che ti sentano. No, no, ma la critica giusta dobbiamo sempre accettarla. Va bene. Se uno si vuole migliorare, se no continua a fare gli stessi errori. Ciao. Ciao. E ciao Pep. E ciao Pep. Ciao Pippo. Ciao Pippo, Super Pippo. Maurizio, domani Tu sai. Io so, ne sappiamo. Va bene, dovrei poi portare anche Maurizio qua. Sì, sì, sì. Così facciamo due chiacchiere anche con lui. Sì, sì, sì. E gli facciamo raccontare cosa fa. Ecco, abbiamo quando... Hai mai intervistato un elettricista te? No, però cioè, si può sempre cominciare. Può essere interessante. Ci facciamo raccontare fa gli impianti. Scusa, la prima volta che peso la corrente, cosa hai sentito? Esatto. Io mi ricordo. Cosa hai sentito quando hai preso la corrente per la prima volta? Per la prima volta? Ti è piaciuto? Hai continuato? Tu quando l'hai presa? Così io la prendo ancora adesso, la prendo. Dai. Io la prima volta che ho preso la corrente, che volevo aggiustare l'interruttore a casa di mia mamma, no? Avevo avuto 12-13 anni. Mi credevo un inventore, no? Ti credevi un inventore? Sì, perché mi sembra... Adesso non mi ricordo come ho fatto. Comunque ho toccato i fili scoperti. Mi sono sentito proprio... Ma non sapevo neanche, perché era la prima volta che prendevo la corrente. Cosa è successo? Mi sono sentito, sì, che poi sono rimasto attaccato e poi ho staccato di colpo. È stato proprio shock. Sì. Ci credo. Ma comunque... non volevo neanche più accendere l'interruttore per un po' di tempo. Ci credo. Ancora mi salta, ero rimasto scioccato. Eh sì, eh. Poi piano piano, poi da grande ho fatto l'elettroshock perché... mi sono abituato. Adesso ormai non è più un problema. Ormai se mi fanno l'elettroshock salta il contatore. Addirittura. Quindi. Io prendo la corrente con tutto, in realtà, senza mettere le mani nell'elettricità. Nella macchina. La prendo in macchina, apro la macchina, zoom, certe scosse. Di notte vedi la scintilla. Sì, esatto. Anche tu. Sì, come no? No, il trucco c'è. Ma non si vede. No, tu qua no, c'è il trucco. Tu prima di scendere... Sì. Metti il piede a terra, sì. Tenendo la mano sulla maniglia, sì. Scendi, cioè metti prima il piede a terra, se ho fatto casino. Allora, metti invece di scendere e poi mettere la mano metti il piede con la mano attaccata alla maniglia o alla porta. Scarica e non ti fa la scintilla. Ma di solito devo farci caso cosa faccio. Devi scaricare. Devo scaricare. Eh sì,
Sì, io sono carica di elettricità. Io, sì, ma no, quello si chiama elettricità statica. Statica, sì, se, se. No, ma tante volte dà una scintillazza. Sì, infatti, ma oppure quando magari adesso tanto non si può fare, non ci possiamo dare la mano, non ci possiamo abbracciare, baciare con le persone, no? Quando non ti puoi salutare, ma delle volte ti presentano qualcuno, gli dai sì, la sì, mano, sì, zzz, è vero, una cafaletta. Sì, è vero, è vero. E quella lì è l'elettricità che ti rimane nel corpo, e per scaricarla devi mettere prima il piede a terra. Ecco, il piede a terra, perché tenendo sì. sempre la mano sulla portiera. Poi non è che per forza sulla maniglia, basta che devi toccare la macchina. Che ti scarica, tipo quando se la corrente, se tu prendi la corrente però non tocchi per terra. Però non tocchi per terra. Non tocchi per terra, non la prendi la corrente. Se uno ti tocca da che sta toccando per terra, la prende lui. Eh sì, ti la passa attraverso, però tu non la prendi. E lì è la stessa cosa. Devi mettere il piede per terra. Proverò, per vediamo terra. Se riesco a fare un po' di scintille di meno. Se leggo sulla stampa che sei esplosa. No. L'ultima no. parola che prima di esplodere fai pip. Le ultime parole, pip. Sì, lascerò scritto: è tutta colpa di Super Pippa. Pippo. Va bene, allora facciamo un saluto finale, salutiamo i nostri ascoltatori con la promessa che verrai a trovarmi di nuovo e mi racconterai la seconda volta che hai preso la corrente. Perché è successa? Cioè, la terza, la quarta. Veramente? Una volta l'ho presa a 360 o 380. Quella porca paletta. L'ho presa qua vicino. Qua vicino? Dove l'hai presa? Qua in via Val della Torre, perché lavoravo in un mollificio dove fanno le molle per le, sai le molle per le penne? Sì, sai le molle per le penne? Sì. lo so. E niente, bisogna temperarle, vuol dire che il calore robustiscono, in poche parole, la molla diventa più dura, no? Ah sì? Sì, da metallo dolce diventa metallo temperato. Ok, e allora? Ho preso questa corrente, però io non l'ho sentita. Ma come hai fatto a prendere la corrente con la molle? No, il forno. Io mettevo queste molle dentro questo forno che il calore temperava le molle. Ah, ok. E hai toccato il forno? Sì, ho toccato il forno. Non lo so il perché non sono stato io. Non sei stato tu? Però siamo c'è sicuri? Stato... La 380 non prendi la corrente. Ti sbatte via. Mi sono trovato contro la porta, seduto... Che vedo, intorno alla testa c'avevo gli uccellini. Porca miseria. Sì, ma ha sbattuto proprio. Non ho sentito la corrente. Mi ha proprio sbattuto contro... Meno male, perché cioè, altrimenti ti avrebbe rostito, te lo dico. Ma poi me l'hanno detto, quando prendi la corrente ad alto voltaggio fa questo effetto, proprio ti sbatte. Ti via. Lancia via. Infatti è pericoloso se magari uno lavora nei ponteggi, perché quando ti sbatte poi te ne vai giù. Certo, mannaggia, Super Pippo. E poi l'ho presa a voglia e non sono elettricista. Ma infatti... Pensa agli elettricisti, se facessi l'elettricista... Saresti arrosto. Sarei fumé. Sì, affumicato, Super Pippo affumicato. Va bene. Va bene, allora un saluto a tutti quanti, un saluto speciale a questo punto ai tuoi amici. Sì. Che con i quali a Goffredo, Tiziana e Maurizio mi unisco ai tuoi saluti a tutti loro, salutiamo tutti gli ascoltatori, saluto a tutti e diamo appuntamento a Super Pippo alla prossima puntata, non fare passare troppo tempo, mi raccomando, per me, io mi diverto con te, sto benissimo. Ok, allora ti aspettiamo presto, a presto, alla prossima, ciao. We try to love and love it. Try to love and go inside. To match love you with struggle. I feel like a danger when we survive. We can hold on the night. I wake up early and we go in time. To match love you with struggle. I feel like a danger when we survive.
shine when we survive.